Allora, di nuovo buonasera, buonasera a questa virgola del direttore per questa serata di trasmissioni del 7 febbraio. Cominciamo in apertura, abbiamo avuto qualche piccolo problema, un po' di ritardo, con dei saluti a Silvana Bononcini, saluti di pronta guarigione perché sta passando un brutto momento, speriamo che quanto prima torni ad aiutarci su LibriTV. Oggi vorrei prendere spunto per quanto riguarda la virgola da un articolo comparso su un blog, il blog di Malvino, proprio oggi, 7 febbraio, sul tema dell'antiproibizionismo. È un tema che tratteremo anche in coda delle nostre trasmissioni con un'intervista, un'intervista di leggera euforia, l'abbiamo chiamata, alla segretaria dell'Associazione Radicale Antiproibizionisti, Claudia Sterzi, che il pubblico di LibriTV, conosce bene. Sia l'articolo di Malvino che l'intervista a Claudia Sterzi, prendono le mosse da un evento organizzato per domani, sabato 8 febbraio, a Roma, una marcia antiproibizionista contro la legge Fini-Giovanardi, ovviamente sulle droghe. L'organizzazione è di un coordinamento di associazioni antiproibizioniste. Alla partecipazione delle associazioni antiproibizioniste facenti capo all'area radicale, lasciando ovviamente la possibilità di partecipare a titolo personale senza cartelli e simboli di partito. Malvino, nel suo articolo, in linea con gli altri sul mondo radicale, sempre affilato col partito di Marco Pannella e con Pannella stesso, in sintesi, partendo dall'assunto storico secondo cui il partito Movimento Radicale si identifica con Marco Pannella, sostiene che oggi questo partito abbia poco da stupirsi se viene escluso da una battaglia, appunto quella dell'antiproibizionismo, che nel mondo, seppur minoritaria, ma qualcosa si sta muovendo, è diffusa politicamente e culturalmente, ed è anche antica, e che invece appunto i radicali, come possono e puntualmente rivendicano come se ne possedessero un copyright politico e culturale. A dire il vero, nel documento di esclusione erano presenti anche altre motivazioni del tutto avulse dal tema dell'antiproibizionismo, alcune un po' oserei dire quasi deliranti, come il requisito per essere accettati a questa manifestazione di condividere, oltre all'antiproibizionismo, certe visioni del mondo. Giustamente Malvino afferma che è nelle prerogative di chi organizza le manifestazioni invitare chi preferisce, anche se secondo me sarebbe più opportuno lasciare aperta la partecipazione a tutti coloro che condividono quell'obiettivo. Peraltro, la politicità o la partitocrazia dell'evento è una cosa un po' risibile, visto che verificando un po' appunto le associazioni aderenti emerge che in gran parte appunto sono facenti capo all'area Isel o limitrofe, ma insomma nulla di male, mi sembra tutto legittimo. La cosa che vorrei sottolineare, che sostengo da tempo e che Malvino coglie in questo suo articolo, è una delle tante carenze, perlomeno comunicative, nel mondo radicale. Presentarsi a possibili compagni di strada come maestri su iniziative e proposte per le quali è indispensabile costruire sinergie e trovare collaborazioni per ottenere dei risultati, mi sembra un espediente un po' fallimentare. Questo atteggiamento comunicativo del mondo radicale, purtroppo, si rileva spesso anche su altre tematiche e a volte certe primazie non sono neanche troppo corrette. Forse si tratta di una certa ingenuità e correttamente, come ricorda Malvino, poiché il movimento radicale identificato in Marco Pannella, identificabile sicuramente in Marco Pannella, poi quando ci sono reazioni a questo atteggiamento o distinguo fino alle esclusioni, come per il caso appunto dell'evento di cui ho detto, questa marcia, è ovvio che l'escluso in primis sia lui. Questo non è buono per nulla, non è una cosa positiva, perché le idee buone andrebbero promosse con più attenzioni e come in un nostro spot di LibriTV, io spesso dico, le idee non hanno padroni, e andrebbero promosse con più attenzione, basterebbe essere un po' più aperti e magari con lo scopo di realizzare una collaborazione, rinunciare a proporsi in un modo che definirei anche un po' scostante. Ci si rimette tutti, in tal caso ci rimette l'antiproibizionismo, che rinuncia in questa occasione all'apporto ufficiale di un movimento che certo in Italia lo ha proposto nell'agenda
politica nazionale, per esempio con dei referendum. Ovviamente con questo depotenziamento ci rimette il mondo dei consumatori, ma anche di coloro che non lo sono, ma ugualmente pensano antiproibizionista. Peraltro, come abbiamo già detto su questi schermi, l'antiproibizionismo è un habitus mentale e non si limita solo alla questione droghe. Effettivamente i radicali lo sanno bene, perché ispirò le loro proposte per esempio per l'abolizione, per la battaglia, la proposta appunto sull'obiezione di coscienza, poi tutte le battaglie per l'aborto, per il divorzio, e insomma tutto quanto sulla linea della responsabilizzazione e della possibilità di scegliere, il diritto di scelta. Purtroppo però, quando si tratta di comunicare, certi atteggiamenti sono ostacoli, appunto, non tanto, almeno non solo, per l'autoaffermazione di un movimento, per ottenere una medaglia, un riconoscimento più o meno legittimo, quanto molto più semplicemente e gravemente, a mio parere, sono ostacoli alla possibilità di cambiamento. E poiché in Italia la possibilità di cambiamento, cioè di riforme, ha già parecchi ostacoli, insomma, aggravare la situazione mi sembra veramente una cosa da evitare possibilmente. Rapidamente vado a ringraziare la regia di Donato Volpicella, sempre attenta e pronta a cercare di rimediare alle varie insidie che sulla rete incontriamo. Vi ricordo che Libri TV è un'associazione che si sostenta da sola, e sarebbe importante che vi iscriveste e ci aiutaste con idee, oltre che ovviamente con il vostro contributo. Costa soltanto 10 euro e sul sito è molto semplice iscriversi. E vado a illustrarvi rapidamente il palinsesto. Il palinsesto, con un po' di ritardo, dopo della virgola prevede uno spazio certi diritti in diretta intitolato Sport e Omosessualità, conversazione con Federico Cerminara, presidente del centro di iniziativa Certi Diritti per la Calabria e componente direttivo Women Study Milli Villa dell'Università della Calabria. Ovviamente questo è uno spazio a cura di Riccardo Cristiano. Poi ci saranno delle interviste che abbiamo registrato, soprattutto questi giorni, questa settimana. Per esempio, una è sulle la questione a Roma, romana, dopo l'alluvione un po' in tutta Italia ci sono stati problemi. Conversazione con Rodolfo, più che intervista, una conversazione con Rodolfo, cittadino di Roma, abitante della Valle Galeria. Lo abbiamo già visto, il pubblico di Libri TV già lo ha visto in un reportage sulla Valle Galeria, la questione delle discariche, e questa è un'intervista appunto che ho fatto io. Alle 21.45, ma saremo con un po' di ritardo ovviamente, voci transnazionali, parleremo appunto della crisi economica in Argentina, la conversazione con Alberto Lovari, che è curatore della rubrica di Radio Radicale l'America Latina, direttore di Brasile e Sud America. Quindi parleremo in questa puntata di voci transnazionali dei problemi che sta passando l'Argentina. Avremo un'intervista a seguito, come vi ho annunciato, le interviste di Leggera Euforia, con un'intervista appunto a Claudio Astersi, segretario dell'ARA, Associazione Radicale Antiproibizionisti, incentrata questa intervista su questo evento di domani, questa marcia. Poi avremo un'altra intervista molto interessante a Laura Palmieri, parleremo di arte a Roma e di artisti. Non vi diremo altro, è molto interessante, e seguiamolo, perché Libri TV si impegnerà a seguire anche gli eventi appunto, e diciamo le tematiche che Laura Palmieri ci propone. E alle 22.40, ovviamente avremo più maggiore ritardo, una tavola con i libri, Filosofia e sessualità, si commenterà questo libro, Tavola Libri è la note di lettura a cura di Giancarlo Carciolari, il libro è Filosofia e sessualità di Vera Tripodi, Carrocci Editori 2011. E a seguire chiaramente la fine delle trasmissioni. Io non mi dilungo ulteriormente, restituisco la linea alla regia, restate con noi e seguiteci. Grazie.